Italiano. Io quella volta ho detto a mia madre: guarda, chiedilo tu a Calogero se vuole venire con noi a pescare ricci, così quando verranno gli ospiti, invece di fare la solita pasta al forno, gli facciamo pure la pasta con i ricci e gli facciamo assaggiare un buon vino, un passito di Pantelleria. Cosa ne pensi di questa idea? Anche a me sembra una buona idea. Siciliano. Io già vota, ci disse a mia madre: talè, spiacelo tu a Carito se vuole venire con Nangi a pescare rizzi. A così, quando vengono ospiti, invece di fare un'altra volta la pasta incasciata, ci facciamo mancare la pasta con rizzi e ci facciamo tastare tanti chiedi di vino buono, un pastito di Pantelleria. Che te ne pare a te dall'idea? Talè, a mia vedema buona mi pare l'idea. Ignir, su nada fa un giro a pè con la mia misa a Montevegia. Se n'è del bosco e che vagemmo i primul e i cimpiac. E pareva primavera. Però il sentiero va scivolus perché aveva i fiori sec intera e si riusciva neanche a stare in pè. Mi incontrai due cagnù che pareva che vivevano un po' rabbius. Invece in passa via non fa niente, però che non vi paguri stessi. Si arrivava a Capesirtur e aveva dentro i candil, pezzi e tanti santet. Quando si tornava in dre, la strada le va in salita, e rampegava e si arrivava in volte se un bac morto. Dal volto, in dove aveva il santuario, si vedeva la pianura e va tutta scigherenta. Dall'altra parte aveva i montagni, o rese come la grigna, e aveva neanche un gres de neve. Quest'inverno l'ha mai più eu e ghè de sec de partout. Comunque alla fine durevi i gamp e è un po' che ghèm di allenarsi un gres più se perché se no ste starie sono più a camminare. Spendere se arricciava un po' di allenamento. Buongiorno, voglio. Stamattina voglio parlare e Totò, con tre poesie. Occhi che mi ha parlato, chi stuocchi tu che cagnano, coloro ogni momento. So bella quando chiagnano, so tutte sentimenta. Se ridono, s'appicciano, come a due fiamme ardente. Son che stelle lucente che tieni in fronte tu. A consegna, a sera, quando solo se ne trasa, e da consegna a luna pantata, le dico rindaricchia, i va a casa, ti raccomando tutta innamorata, e cora analfabeta. Stu cora analfabeta, tu l'hai portata a scuola, e si è imparata a scrivere, e si è imparata a leggere soltanto una parola, amore e niente più. Mi hai chiesto di dire qualcosa in napoletano, ma ora come ora non mi viene in mente niente. Voglio, hai voglia di andare a mangiare una pizza? Stasera sono chiuso al supermercato a comprare pane, vino e cerasa. Poi mi ha chiamato mamma e mi ha detto di prendere anche il pummarolo per fare la pasta asciutta. E è scominciata che là il paese in zone Graz e ho sentito che è abbastanza grande con un tot numero di abitanti e aveva un certo tipo numero di volume di lavoro in più mi ha piaciuto Foisberg, appunto le zone di Foisberg. Penso che anche le scuole dei cavalli Pizzans, sono i resti del castello, è una zona un po' che, tra pianura collinare, e lei sinceramente mi piace, è gentile, generosa. Quindi è scominciata a informarmi per poter avviare un'attività. E lì alle plan plan che le è scominciato il calvario, perché tanti dicevano tu vai in Austria, è più semplice, sono più veloce, manco la burocrazia. Invece no, tal me caso, io che forse perché mi sono arrangiato io di Besol,
spugnon là di uffizi in uffizi e plan plan, insomma, facenti lavori, chattate il poes di laviarzi e plan plan che ho inviato le attività. E ho capito una roba che qui in Austria non sono disindome in Italia i furbos, sono anche qua, perché con le seconde pizzerie che Ruth prova a viarzi mi hanno dato una buona freadura e bon, comunque sbagliando si impara, no? Il Papa Francesco è uscito dal conclave fresco fresco e il Papa che si fa chiamare Francesco sopra la piazza piena di persone si è affacciato a San Pietro e dal barcone, senza tanti discorsi complicati davanti ai fedeli radunati, prima di cominciare con una preghiera, sorridendo gli ha detto «Buonasera!». Il popolo si è impressionato assai, uno così non si era visto mai. Lui, con sto gesto semplice e sincero, ha lasciato de stucco il mondo intero e con sto uscita, inevitabilmente, ha messo dentro al cuore della gente con una forma che è piena di sostanza, un seme di grandissima speranza. Sta gente non capiva come mai con la Chiesa scacciare dagli guai e il Padre Eterno stesse appisolato. Ma va a vedere che stavolta si è svegliato, ha aperto l'occhi e si è stufato pure de manovre, de beghe, de congiure e con sto Papa uscito sulla piazza ha deciso di prendere una ramazza? Per cacciare dagli ambienti vaticani i ladri, gli imbroglioni e i ruffiani non basta il Papa, serve certamente l'aiuto di Dio Padre Onnipotente. E Francesco, con buona volontà, staremo a vedere se ci riuscirà, che a sradicare le cricche dai palazzi ci sta provando, ma so bei mazzi. Perché nell'ombra, sotto al sacro soglio, si trovava ogni genere d'imbroglio. Si mormora che tanti monsignori cercassero li sordi e li favori, che certe volte alcuni cardinali cedessero ai vizi capitali, e che, sotto le porte di San Pietro, qualcuno lo piasse nel di dietro. Pare che l'istituto più imbroglione fosse la banca della religione, che teneva al sicuro i tesori agli evasori, ai ladri, ai malfattori, e organizzava traffici fumosi per i pulire i sordi dei mafiosi, a quale incerto monsignor Scarano gli portava le mazzette in aeroplano. Francesco dal principio si è impegnato per combattere questo imbroglio organizzato, ma è come togliere i nidi delle serpi, de notte in bosco dei cespugli e sterpi, tenendo tra le mani un moccoletto, e con l'aiuto di Cristo benedetto ci riuscirà a sconfiggere sto potere e il Papa bianco con le scarpe nere. Non basta, dovrà pure cacciare fuori i cardinali più conservatori, impegnati a frenare come sciacalli sul concilio secondo le Roncalli. E il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo lo dovranno di certo aiutare tanto a combattere sta storica partita di portare in Vaticano aria pulita. Allora, il mio paese è Gonars, vicino a Palmanova, la città fortezza, la città stellata, la chiamano. E, è un piccolo paese di cui ai tempi viveva con fabbriche di scarpe, infatti Gonars è conosciuta come il paese delle scarpe. In dialetto si dice se non sono scarpe, se sono zavate. Non lo capisco comunque un modo di dire. E, a confronto di tutti gli altri paesi del Friuli è molto conosciuto perché si pratica molta festa. Sono tante persone in festa perennemente, diciamo, mi piace organizzare serate o giornate a tema o mercatini e quant'altro, e quella è una scusa buona per tutti i paesani andare a far festa con gli amici. E ho gestito per 10 anni un bar trattoria dei miei genitori e da lì ho imparato, quando è andata in pensione mia madre che era cuoca, ho dovuto assumere un cuoco, appunto, e
Questo, essendo napoletano, e vedendo che in cucina c'era in un angolo nascosto un forno a legna, mi ha chiesto se si poteva fare le pizze. E ho detto, beh sì, penso che non ci siano problemi. E lì ho imparato da lui e ho fatto qualche modifica, sbagli, prove, e alla fine ho avuto un'occasione di uno spazio, diciamo, che davano in affitto in un paese vicino a Gonars, a Porpetto, e un piccolo paesino che di 1000 abitanti. Infatti, aprire una pizza al taglio in quel paese lì non era una buona idea vista da tanti, però essendo una strada molto frequentata, una strada principale vicino a San Giorgio di Nogaro, cui c'è l'uscita dell'autostrada e la pizzeria, la pizza al taglio è vicino l'uscita, e ho approfittato e ho provato a impostare il locale per pizza al taglio e rosticceria. Da lì abbiamo cominciato la storia della pizza e delle varie pizzerie.